Bernardo Zazza è il capo della scorta nella vita anche di Alfonso Sabella, nella serie di Saverio Barone. È un personaggio buono, ma allo stesso tempo deciso, che instaura con Saverio un rapporto sia professionale ma anche molto umano, per cui diventerà anche in qualche modo un suo consigliere, oltre a essere appunto quello che gli salverà la vita, che starà tutti i giorni con lui, che rischierà la vita insieme a lui. Vincenzina Bagarella per me è stato una sfida, perché da cultura dell'antimafia dentro le ossa sono approdata a un personaggio che faceva la mafia, non in modo fattivo, chiaramente le donne hanno un ruolo laterale rispetto agli uomini nella cupola, però sicuramente era una donna che sapeva, una donna che conosceva, non possiamo ignorarlo questo. Nello stesso tempo io però ho dovuto affrontare la parte umana di questo personaggio. I personaggi sono stati costruiti partendo da eventi storici realmente accaduti. Il personaggio di Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari, è ispirato alla storia vera di Alfonso Sabella, e quindi la stessa serie è tratta da Il cacciatore dei mafiosi, libro di Alfonso, e raccontiamo i personaggi realmente esistiti. Ce ne parla anche Sabella nel suo libro, Il cacciatore dei mafiosi, ne parla in modo abbastanza dettagliato, anche servendosi di quello che raccontarono poi i pentiti, una donna molto riservata, solitaria, bella, triste nello stesso tempo, con dei chiaroscuri forti, con questo desiderio di maternità mai sedato, e questo tentativo di cercare dei segni che dessero un senso alla sua vita, che le aveva dati tante, e quindi sicuramente un personaggio complesso da introiettare. Spero di esserci riuscita. Nel 1993 la mafia era in mano ai corleonesi. Quanto è importante ricordare il dopo Falcone e Borsellino? È molto importante perché noi raccontiamo un momento storico subito successivo, ed è importante comunque legarsi a un certo tipo di racconto storico di quel momento del paese, negli anni 90, un momento in cui lo Stato entrava realmente in guerra contro la mafia. È profondamente legato a quello che noi raccontiamo con gli eventi di Falcone e Borsellino, quindi è come se cercasse di raccontare l'evoluzione di una stessa famiglia, di una stessa lotta, di uno stesso percorso. Mi rendo conto che sappiamo tutto quanto della storia delle stragi eccellenti, sappiamo pochissimo di quello che accade dopo il 92. E invece è un pezzo di storia fondamentale, anche perché sono gli anni in cui la mafia cambia anche di aspetto e sovverte i suoi codici. Uno su tutti, il fatto eclatante del bambino, del piccolo di Matteo. E quindi è una storia molto importante da raccontare, e il fatto di raccontarla in questo modo, così avvincente, così fresco, giovane e innovativo, credo sia un grande risultato per la RAI, perché spero e credo, come accadrà, spero davvero che prenda un pubblico che è quello giovane, che deve sapere, no? deve conoscere. E credo che il nostro lavoro tutto, la televisione, il cinema, il teatro, sia questo, cioè sia una forma di denuncia, comunque raccontare qualcosa che sia accaduto o qualcosa che uno vuole raccontare per farci divertire o farci appassionare. Episodi così hanno cambiato il nostro paese, sono un pezzo fondamentale della nostra storia, della storia del nostro paese, ma della storia del mondo poi sostanzialmente. Quindi credo che sia fondamentale raccontarli per quello che realmente sono stati. Ricordo la frustrazione fortissima degli anni in cui, proprio il giorno in cui è morto Falcone, ricordo proprio la frustrazione fortissima che c'era all'interno della mia famiglia, come una sconfitta interiore, però voglio dire anche che la fortuna è stata vivere e formarmi, diciamo. Il mio romanzo di formazione accade tutto dopo il 92, cioè quindi l'adolescenza, il liceo, no, tutto. E io credo che è stato bellissimo crescere a Palermo, che era negli anni della primavera di Palermo, in cui si sentiva veramente la rinascita di quella città. Cioè finalmente la città aveva detto adesso basta, adesso no. E io sono cresciuta in una cultura dell'antimafia, e questo è molto, molto bello.
Io ho avuto anche una fortuna, io ho lavorato con degli attori bravissimi e voglio dirlo perché ci tengo, perché io mi sono interfacciata con David Coco che fa Bagarella, con Paolo Briguglia che vedo lì che fa Tony Calvaruso e poi vabbè tutti, comunque in generale è una serie con degli attori di grande qualità, da Francesco Montanari a Miriam Dalmazio, cioè io credo che questo per un attore sia un grande aiuto. Io sono convinta che questo lavoro si fa insieme, si fa nell'ascolto dell'altro e a volte delle scene venivano così perché io stavo in ascolto con il mio collega. Ciao Spettacolo che Spettacolo, vi aspetto dal 14 di marzo. Ciao Spettacolo che Spettacolo, vi aspetto il 14 marzo su Rai 2 con Il Cacciatore. Ciao Spettacolo che Spettacolo, vi aspetto su Rai 2 con Il Cacciatore, mi raccomando non mancate, siateci. Il Cacciatore.